È la fascia costiera quella che ha subito in provincia di Salerno più di tutto i colpi e la sferzata del vento che si è abbattuto sul territorio provinciale provocando danni soprattutto alle strutture situate vicino al mare. Ecco come si è presentata questa mattina la fascia costiera di Salerno lungo il tratto che dal comune capoluogo porta a Pontecagnano. Il mare ha trascinato a terra e anche sulla sede stradale di tutto e travolto quanto le onde hanno trovato davanti al loro passaggio. In costiera Amalfitana i danni maggiori si sono registrati a Minori, Positano e Vietri sul Mare. La piccola frazione di Marina è stata travolta dalle onde e dal mare che ha invaso anche la piazza centrale della frazione. Per fortuna non si sono registrati danni a persone ma lo stesso non può dirsi per le attrezzature balnearie di ristorazione. Piove sul bagnato verrebbe da dire pensando ai danni già subiti da questo genere di attività nell'anno che sta per concludersi. Uno degli episodi più pericolosi è invece riguardato il comune di Nocera Inferiore, qui la caduta di un grosso albero ha provocato danni anche all'interno di un'abitazione.